Siamo con un ringraziamento dovuto obbligato anche in cortesia al sindaco che ci ha onorato di questa presenza. Questo è un incontro organizzato dal Movimento 5 Stelle nel quale chiedevamo un confronto pubblico tra i cittadini di Portici e l'amministrazione e valutare delle idee, delle proposte che potevano essere interessanti e capire eventualmente una fattibilità. Un ringraziamento obbligatorio dovuto anche agli amici del Movimento che ci hanno dato una mano a organizzare questo evento che, insomma, siccome noi non siamo politici di professione, siamo un po', lavoriamo molto sul volontariato, lo facciamo per passione, per amore della città, quindi un ringraziamento anche a loro, ma soprattutto volevamo ringraziare i cittadini che sono venuti, che siete venuti qua stasera, perché questo evento è un evento che ha come protagonisti, almeno nella nostra idea, i cittadini. L'obiettivo del movimento, dell'organizzazione della serata non è tanto il Movimento 5 Stelle o il sindaco, ma quando quello di avere i cittadini che in qualche modo tendono a confrontarsi e a ragionare su delle ipotesi, su delle problematiche che riguardano la città. Voglio soltanto darvi due informazioni sul movimento perché essendo una formazione politica nuova che si affaccia sul panorama, diciamo ufficialmente da un anno, perché il movimento è stato costituito nell'ottobre del 2009, e quindi giusto per dirvi due parole. Nasciamo nell'ottobre del 2009, però noi abbiamo alle spalle almeno 5 anni di attività civica sul territorio. Ci si viene ricordati il movimento su due grossi eventi che abbiamo organizzato negli anni passati, sui quali ha avuto un risalto mediatico, che è stato il primo Q-Day, non so quanti di voi si ricorderanno, che era una raccolta di proposta di legge popolare su tre argomenti particolari che riguardavano la possibilità di non candidare in Parlamento persone condannate in via definitiva o in primo grado, che nessun cittadino potesse essere eletto in Parlamento per più di due legislature e che i candidati al Parlamento dovevano essere votati dai cittadini con la preferenza diretta. Su queste tre proposte di legge popolare sono state raccolte circa 500.000 firme nel settembre del 2008, che a tutt'oggi giacciono ancora alla Camera per essere discussi. Giusto il commento che in fondo, che fece il Sole 24 Ore, l'applicazione di queste tre regole avrebbe portato alla riduzione di circa un terzo dei deputati, in parte perché condannati e presenti in Parlamento, in parte perché quasi la buona parte sono presenti da più di due legislature. L'altro evento sul quale la stampa ci ha dedicato dell'attenzione, prima di diventare un movimento, un soggetto politico che decidesse poi di presentarsi alle elezioni, è stato il secondo Q-Day organizzato il 25 aprile del 2008 sull'informazione. Noi avevamo proposto un referendum su tre questioni: l'abolizione dei finanziamenti pubblici ai giornali, perché voi sapete che i giornali vivono con i finanziamenti dello Stato, tutti i giornali, la Scuola 24 Ore che è un giornale economico, all'ultimo dei giornali locali di città, l'abolizione dell'ordine dei giornalisti e l'abolizione della legge Gasparri per quanto riguarda la gestione dell'ordinamento sulle frequenze e sulla gestione dell'intero sistema informativo televisivo italiano. Anche in quell'occasione avevamo una grossa partecipazione di massa e un risalto mediatico. Questa è una delle affermazioni che di solito tendiamo a fare per evidenziarci dal contesto politico. Non ci collochiamo né a destra né a sinistra, ma riteniamo di essere avanti e vorremmo volare alti, perché abbiamo l'ambizione di ragionare fuori dagli schemi ideologici. Cos'è la differenza tra il Movimento 5 Stelle e i partiti? Perché un'altra delle cose che noi tendiamo a sottolineare è il fatto che noi non siamo un partito, siamo un movimento. Può sembrare una distinzione forse un po' peregrina, ma ha un suo fondamento. Ci sono due elementi di base, adesso non vorrei rubarvi tempo su questo concetto, però due elementi di base del perché ci differenziamo dal fatto di non essere un partito ma un movimento. Il primo è che non abbiamo una struttura gerarchica,
L'intero movimento su tutto il territorio nazionale non ha un presidente, non ha un segretario, non ha un comitato direttivo, ma è un metodo di partecipazione basato sulla collaborazione collettiva. Si decide insieme, usiamo le assemblee per decidere le cose da fare, c'è massima autonomia all'interno del movimento, chiunque può intraprendere le attività dei percorsi, e si basa tutto sul volontariato. Non riceviamo nessun finanziamento né personale né dallo Stato. L'altro elemento del perché ci definiamo un movimento e non un partito, un'altra cosa importantissima che va sottolineata, è che il Movimento 5 Stelle non prende soldi dallo Stato. Che cosa significa? Alle ultime elezioni regionali il Movimento 5 Stelle ha eletto 4 consiglieri in 2 regioni, Emilia Romagna e Piemonte. Questo avrebbe dato diritto a un rimborso elettorale, così come prevede la legge. Il Movimento 5 Stelle ha rifiutato questi soldi perché ritiene che sia un'illegalità, perché c'è stato un referendum votato dai cittadini più di 15 anni fa, nel quale veniva abolito il finanziamento pubblico ai partiti. Poi i partiti hanno modificato e inserito una nuova norma che aggirasse questo ostacolo, continuando a ricevere finanziamenti dallo Stato. Questa è una delle nostre caratteristiche che ci differenziano dai partiti. Questo che vedete è il documento della Gazzetta Ufficiale, nel quale sancisce ufficialmente l'elenco dei partiti e come vengono finanziati, la quantità di soldi e l'ufficialità che il Movimento 5 Stelle ha fatto nel rimborso elettorale. Questo, anche se non si vede, dopo vi faccio vedere un dettaglio, è una rata solo per il 2010 di tutti i partiti che hanno partecipato a quella competizione elettorale, che dà luogo a una cifra di rimborso da parte dello Stato verso i partiti di 37 milioni di euro solo per il 2010. I partiti hanno diritto a questo rimborso per 5 anni, anche nell'eventualità che dovesse decadere il Parlamento o le regioni per i quali sono stati votati, quindi comunque prendono i soldi. Nella freccia in basso viene riportato il dettaglio che il Movimento 5 Stelle ha rifiutato i rimborsi. Qua lo vedete meglio, questo è solo per quanto riguarda la parte del Piemonte, dove il Movimento 5 Stelle ha preso 70.000 voti e avrebbe avuto diritto a un rimborso di 132.000 euro solo come rata del 2010. Questa poi la dovete moltiplicare per i 5 anni per i quali dura la legislatura. E sotto è specificato che il Movimento 5 Stelle Piemonte ha rinunciato ai rimborsi. Per il Piemonte la spesa dello Stato è di 3.300.000 euro. Quindi, insomma, giusto per darvi un'idea così velocemente di cosa parliamo quando diciamo di essere differenti dai partiti, perché non ci sentiamo un partito, e quindi nel nostro essere differenti attuiamo nella pratica quello che diciamo. La differenza è non solo nelle parole, molto spesso sentite parlare di politica nuova, politica diversa. Noi non vorremmo raccontarvi altre parole come queste, che sono in buona parte inflazionate. Abbiamo pensato una cosa molto semplice: la diversità del fare politica non ve la raccontiamo, ma semplicemente ve la facciamo vedere. Cioè i nostri comportamenti, il nostro modo di agire, il nostro modo di essere, sia sul territorio sia nella partecipazione che nell'impegno politico, vuole raccontare quello che per noi è il movimento. In una di queste idee, che poi è quella fondamentale sulla quale si basa tutto il ragionamento del movimento, è che i cittadini siano partecipi diretti della vita pubblica, abbiano a cuore questa idea e si facciano partecipi di questo percorso, facendo in modo che dall'altro lato le istituzioni mettano i cittadini in condizioni nel miglior modo possibile di essere partecipative e quindi anche di decidere insieme alle istituzioni. Per spiegarvi meglio questo concetto della partecipazione, abbiamo pensato a qualcosa un po' di particolare. Adesso un nostro amico, Mariano, ci leggerà l'idea della partecipazione per noi. Smettere di guardare un talk show in TV e fare un dibattito con gli amici. Guardare la partita del Napoli tutti insieme, piuttosto che ognuno a casa sua.
sorridere della sconfitta del Napoli e indignarsi per la monnezza in strada e non viceversa. Votare per chi mi convince e non per chi mi conviene. Quei rompiscatole sul viale che hanno sempre un volantino da sottopormi sono partecipazione. Mia nonna che ha 80 anni e fa la raccolta differenziata. Lottare per il riconoscimento di un diritto e non piagnucolare per ottenere un favore. Salutare a fronte alta Sergio Vigilante per strada e partecipazione. Dire mi interessa invece che a me che me ne frutti. Anche se a me che me ne frutti, napoletano suona molto meglio. Le strade piene di gente fino a sera tardi sono partecipazione. Usare i mezzi pubblici piuttosto che prendere sempre la macchina. Commentarsi le opinioni su Facebook è partecipazione. Spegnere ogni tanto il computer e continuare il discorso dal vivo è ancora più partecipazione. Smetterla di ragionare in termini di voto utile. Perché votare per uno che ti convince, anche se non governerà, piuttosto che votare per il meno peggio, turandoti il naso, è partecipazione. Avere 20 anni e non parlare solo di vestiti, telefonini e festini. Smettere di votare tutti quelli che si fanno scudo con la privacy è partecipazione. Il commercio equo e solidale è il mercatino biologico. Votare un referendum abrogativo è partecipazione. Poter votare un referendum propositivo è ancora più partecipazione. Proporre un referendum dal basso è il massimo della partecipazione. Fare politica indipendentemente dalla campagna elettorale. Dire a un figlio, abbi cura di quello che ti sta intorno, piuttosto che il mio nonno da by Gendan. Denunciare l'illegalità è partecipazione. Amare realmente la vita è partecipazione. Libertà è partecipazione. Libertà e partecipazione. Allora, questa è giusto la presentazione del dai senso di quello che è il movimento. Passiamo alla serata nella sua organizzazione specifica. Allora, noi abbiamo distribuito un questionario in queste settimane e abbiamo raccolto 5 argomenti. Abbiamo coinvolto circa 100 negozianti dove abbiamo lasciato una cassettina e ieri siamo in regia a raccogliere di nuovo le risposte dei cittadini, le abbiamo elaborate e le vorremmo discutere oggi con il sindaco. Allora, il primo argomento che noi vorremmo discutere oggi è il questionario. No, è una città che difende e condivide i beni comuni. Allora, vorremmo chiamare, a tal proposito, siccome ogni argomento viene presentato da un cittadino della società civile impegnato sulla questione, a leggere la lista di quello che significa beni comuni a Portici, cioè, ci dovrebbero essere qualcuno del comitato beni comuni. Sì, soltanto una cosa, c'è qualcuno che vuole parlare della partecipazione anche? Un breve intervento sulla partecipazione. Breve intervento. Prego. Prego. Partecipazione? Sergio. Prego. Per quanto riguarda il sito comunale, anche non essendo di Portici, ma riguarda penso un po' tutti, perché non è possibile avere la totalità delle determine dirigenziali, determine comunali, delibere, diciamo il massimo accesso da parte dei cittadini, perché questo non avviene? Oppure quali sono le procedure che intende avviare per promuovere questa partecipazione da parte dei cittadini? Questo è... Io di San Giorgio a prima. Ok, adesso abbiamo un altro intervento. Buonasera, sono presidente dell'associazione culturale Centro Studi Antilabra. Per noi la partecipazione è far partecipare i cittadini alla costruzione di un bilancio sociale,
di un bilancio partecipato, cioè non più l'ente, l'amministrazione che stabilisce gli obiettivi, ma i cittadini che stabiliscono attraverso un bilancio partecipato il minimo degli obiettivi che possono avere sul territorio, sia per quanto riguarda l'ambiente, sia per quanto riguarda le migliori condizioni di vita, sia per quanto riguarda la valorizzazione dell'immenso tesoro che c'è. Grazie. Prego, adesso vengono gli amici del comitato. Allora, giusto, questa non l'avevamo vista, abbiamo provato di tutto, ma questo non l'avevamo provato. Succede sempre così. Non il bello della diretta! Va bene, l'idea era che sugli argomenti poi decide il sindaco se dare una risposta nell'immediato o valutare se raccogliere le risposte e rispondere insieme. Però sullo specifico le due questioni sulla partecipazione, se vuole dire qualche cosa. Loro però parlano dei beni comuni. Sì. Un po' di tutto. Allora, insieme, va bene. E l'acqua deve essere pubblica perché? L'acqua deve essere pubblica perché ognuno di noi è fatto al 70% di acqua. Anche il pianeta è fatto al 70% di acqua. L'acqua deve essere pubblica perché è il bene comune più prezioso al mondo. L'acqua deve essere pubblica perché non ha colore. L'acqua deve essere pubblica perché senza lei si muore. L'acqua deve essere pubblica perché è un diritto di tutti, altrimenti è un privilegio. L'acqua deve essere pubblica perché se l'acqua è di tutti, tutti ne avranno cura. L'acqua deve essere pubblica perché se l'acqua è di pochi, si faranno solo gli interessi di quei pochi. L'acqua deve essere pubblica perché l'hanno già chiesto 1,5 milioni di cittadini italiani. L'acqua deve essere pubblica perché in paesi democratici e civili la privatizzazione dell'acqua è fuori legge e vietata. L'acqua deve essere pubblica perché oggi in Italia ci sono 128 comuni con acqua fuori legge. Fuori legge perché con quantità di arsenico superiori al limite tollerabile e l'acqua, guarda caso, è privata. L'acqua deve essere pubblica perché non è una merce e se uno è contrario a che l'acqua sia bene pubblico e di tutti è perché ha interessi personali forti e poco limpidi. L'acqua deve essere pubblica perché oggi in Italia come nel mondo le società private aumentano le tariffe a piacimento e se non puoi pagare ti chiudono il rubinetto, anche se sei un anziano, anche se sei povero, anche se ne hai bisogno. L'acqua deve essere pubblica perché, sì ecco, l'acqua bene di tutti, non dovrebbe essere neanche in discussione. L'acqua deve essere pubblica perché le nuvole, la pioggia e i ghiacciai non hanno mai avuto padroni. Ed è l'acqua che connette tutti gli esseri umani in ogni parte del pianeta attraverso il suo ciclo. L'acqua deve essere pubblica perché tutti abbiamo il diritto all'acqua e tutti abbiamo il dovere di proteggerla. L'acqua deve essere pubblica perché non è sostituibile e non può essere trattata come una merce. L'acqua deve essere pubblica perché un privato pensa al suo profitto, non all'interesse comune. L'acqua deve essere pubblica perché il contrario di pubblico è il termine segreto e segreti sull'acqua non ce ne devono essere. L'acqua deve essere pubblica perché le multinazionali pensano solo agli utenti, non alle persone, solo ai contatori, non a noi,
solo alle bollette e al loro profitto. L'acqua deve essere pubblica perché altrimenti tutte le prossime guerre si combatteranno per l'acqua. L'acqua deve essere pubblica perché l'acqua è il sangue della terra. L'acqua deve essere pubblica perché speculare sull'acqua è inaccettabile in una società civile. L'acqua deve essere pubblica perché l'acqua è un bene comune, un diritto, non una merce. L'acqua deve essere pubblica perché è vita e la vita non può avere un prezzo. L'acqua deve essere pubblica perché acqua sei tu, acqua sono io. L'acqua deve essere pubblica perché si scrive acqua e si legge democrazia. Ovviamente, prima di tutto, insomma, credo che sia giusto non presentarmi, ma quantomeno ringraziare, perché le modalità con le quali ci siamo relazionati per arrivare a questo incontro, per quanto un po' complicato, perché insomma, il rapporto tra me e qualcuno di voi è più su Facebook che non, diciamo, direttamente per telefono, ma è un modo efficace e rapido. Io ovviamente posso dare risposte per quelle che sono le mie competenze, insomma, non è che posso rispondere perché il Parlamento non fa l'abrogazione della norma per i due mandati, per le legislative, che purtroppo non compete a me. Insomma, per quanto mi riguarda, io ho fatto due legislature da consigliere comunale, poi non l'ho fatto più, ora faccio il sindaco, tra poco dovrei terminare la seconda legislatura e penso di non farlo più. Quindi sto esattamente nel desiderio del Movimento 5 Stelle. Ogni cosa la faccio due volte. Aspetta, aiuto lei. Ma io credo che sia molto più giusto che chi subisce una condanna di un certo tipo non possa sedere in Parlamento e possa svolgere una funzione pubblica. Ovviamente una condanna deve avere, come dire, una certezza del grado di giudizio, perché una cosa è la denuncia, una cosa è l'indagine, una cosa è la condanna. Io da questo punto di vista, certo, uno che è condannato per esempio in secondo grado per un reato di mafia, io credo insomma che sia oggettivamente pesante per quel Parlamento, per quella Camera, ma anche per il partito, per il gruppo al quale è iscritto, immaginare che questo sia garantismo. Questo non è garantismo, questo è menefreghismo, che uno se ne frega del fatto che una funzione pubblica comunque deve essere improntata a dei canoni al rispetto di alcuni. La questione della partecipazione, il sito del comune, diciamo in tempo reale, chiaramente all'approvazione della giunta il sindaco mette un AP e un francerchietto e scrive sito. Non si possono pubblicare tutte le delibere perché alcune delibere vanno a violare la privacy, cioè noi approviamo mediamente in giunta 30-40 delibere ogni seduta di giunta che riguardano delle cause contenziose che ci stanno con dei cittadini. Certamente questo tipo di delibera non può essere oggetto, diciamo, di una visione di tutti. Si può chiedere un accesso agli atti attraverso una richiesta ai sensi della 241 del 90 con tutti i canoni previsti dal regolamento, si paga l'estrazione delle copie, si ha un interesse legittimato ad estrarre queste copie, ad accedere a questi atti, si può avete, diciamo, anche l'atto che non è pubblicato sul sito. Normalmente sul sito del comune vengono pubblicati quegli atti che non trattano, diciamo, dati e temi sensibili, cioè la causa della signorina con maglione rosso contro il comune non può essere oggetto, diciamo, di una visione collettiva da parte degli atti, perché si va a violare, diciamo, un diritto della signorina, insomma, fatto causa al comune perché ritiene di aver subito un danno rispetto a una, non so, a cosa. Sono tutte pubblicate, vengono tutte quante pubblicate e sono tutte, tra l'altro ne approfitto, vado oltre perché ho letto, diciamo, le vostre richieste e mi sono portato qua uno dei responsabili del sito, che è giusto che le proposte possono avere. L'idea di far lampeggiare
gli annunci che riguardano, innanzitutto sul sito del comune vengono pubblicati tutti gli appalti, tutte le gare, sia bandi e sia gli esiti. Questo credo che sia un'operazione di doverosa e normale trasparenza. Io ho chiesto al signore da quale comune venisse, perché vi assicuro che non tutti i comuni fanno questa cosa. Quindi, poi stiamo sempre di più cercando di migliorare questo tipo di rapporto, perché è giusto pubblicare anche i progetti, pubblicare le ordinanze, cercare un meccanismo sempre più interattivo che garantisca la partecipazione quanto più ampia possibile. Ci sono ancora cose che prevede la legge, quando esempio la pubblicazione, delle consulenze, le prevede la legge, i posti, gli stipendi del personale, sono assolutamente complicate. Se lei avesse la contezza di vedere il sito, sono complicati. Quindi quando fate la domanda, date anche la risposta, sono pubblicati, si può accertare. Quindi volendo verificare lo stipendio del dirigente del comune di Pozzi, anche quello del sindaco, sul sito c'è. Sicuramente. Viene fatto delle proposte che, sulle quali, come dire, le proposte poi sono sottoposte, sono diciamo delle valutazioni soggettive. È stato proposto di far lampeggiare l'annuncio sulla home page quando c'è un concorso, magari. Si potrebbe anche parlare, di solito si fa questo per i messaggi commerciali, si fanno lampeggiare così. Una proposta che si può verificare, verificheremo se è possibile fare questa cosa. Tenete conto che sul nostro sito c'è un forum dove si può partecipare i cittadini, si possono partecipare attraverso un sistema che si chiama l'Agorà del cittadino. E c'è una risposta frequente? No, l'Agorà del cittadino discutono tra di loro. Ah. Invece si può chiedere, praticamente si può intervenire sul sito, si ha una risposta, ma molte volte mi capita diciamo, di utilizzare anche strumenti gratuiti, perché molte volte mi capita di stampare dei messaggi che mi arrivano su Facebook, li stampo e li faccio diventare diciamo, delle missive che mandiamo ai dirigenti, laddove c'è una agli assessori, laddove c'è una segnalazione di qualche cosa che ha bisogno di. Da questo punto di vista è un sito, però dovrebbe essere reso un po' più leggibile, perché spesso è un sito che andrebbe reso un po' più. Ma io ho l'impressione che lei non lo conosce, perché non sapeva se c'erano le consulenze. No, lei dice che c'è, io l'ho trovate, però. E allora si vede che non va bene. Tanto che non l'abbia trovato, non si dice che non ci abbia provato. Può darsi anche che non sia leggibile. Cioè, voglio dire. Io non sono, diciamo, però, opinione, non è cioè, io non sono molto bravo, perché ho un'età, 46 anni, quindi non sono nato col computer e quindi fondamentalmente sono un po' istruito dal punto di vista proprio telematico, però insomma sono un autodidatta, imparato piano piano. Immaginate che lei fosse più bravo di me, quindi sapete, io qualche volta ho qualche difficoltà. Però insomma se si tratta di migliorare anche l'accesso, nel senso la pagina, la home page per cercare di capire come c'è qualche proposta più di dettaglio, si fa. Va bene, scusa. Sulla questione della leggo prima un attimino. No, la questione sì, perché ci sono i risultati sull'acqua, sul bene comune. Perché l'unica cosa sì. No, la partecipazione, c'era Umberto Mezza che conosco sul bilancio partecipato. Oddio, il bilancio partecipato, innanzitutto i cittadini scelgono i loro rappresentanti e poi ci sono le leggi che regolano i rapporti. L'idea del bilancio partecipato, credo che ci sia, c'è un mio docente dell'università, prima che mi laureassi, mi spiegava sempre che in Francia c'era un paese molto piccolo dove nell'epoca, nel momento della vendemmia, facevano una sorta di agora, la quale si univano, insomma, è un comune molto piccolo. Come si chiama già nato il paese? Noi un paio di volte l'abbiamo fatta la sperimentazione del bilancio partecipato. Ovviamente il bilancio partecipato, come dire, il cittadino dà delle indicazioni, insomma, un po' difficoltoso, come se fosse una sorta di intenzione del cittadino, perché è ovvio che un comune ha una serie di obblighi contrattuali. Se per esempio il cittadino del bilancio partecipato mi dice che non dobbiamo pagare gli stipendi ai dipendenti, non è possibile. No, non è in questo momento. Cioè, quindi ci sono delle parti del bilancio che possono essere, come dire, testate dal punto di vista del rapporto con i cittadini. Ma eventualmente lei sarebbe disponibile a rifare un'esperienza, magari rivalutando le nuove esperienze. Io non ho problemi a farlo, perché praticamente questo per esempio è una forma di bilancio partecipato, perché nel vostro questionario fondamentalmente c'è un'attenzione verso alcune luci anziché altre. Il problema è che
insomma c'è una legge nello Stato che stabilisce che poi quello che approva il bilancio è il Consiglio Comunale, quindi il cittadino vota il Consiglio Comunale, quindi c'è, in Italia c'è una democrazia diciamo rappresentativa. Ma le linee, dove viene uno strumento, c'è, che possa integrare? Sto qua. No, quindi anche trovare il modo per trovare il confronto è sempre qualcosa di democratico e di utile, fatto salvo il fatto che non, nessuno di noi ha la verità assoluta. Allora, Vittorio, per sentire, ma siccome c'è un regolamento del comune che prevede delle forme di partecipazione, lo statuto. Però lo statuto spesso qualche volta per sentire dire che non essendoci un regolamento attuativo impedisce poi l'attuazione dei fatti di quelle, per esempio, questo è un limite, però. Certo, voi mi chiedete, c'è una allora, ci sono le competenze del sindaco, e io non vorrei usare un linguaggio burocratichese, ma fondamentalmente il sindaco ha delle competenze e dei poteri. Il consiglio comunale, che non sempre è d'accordo col sindaco, perché nel consiglio comunale si formano delle maggioranze e delle opposizioni secondo degli schieramenti, ha il potere e le competenze di attuare i regolamenti che riguardano lo statuto. Cioè, se noi volessimo fare un referendum partecipativo abrogativo, bisognerebbe fare un regolamento che deve fare il Consiglio Comunale, cioè non è che il sindaco con ordinanza può esautorare il Consiglio Comunale. Ma lei sarebbe favorevole? Assolutamente sì. Ma quindi possiamo fare un'iniziativa che solleciti il Consiglio Comunale? Così come per esempio il fatto di fare la ripresa con web cam del Consiglio Comunale è una questione, io sarei d'accordo, sono d'accordo. Se veniamo in Consiglio Comunale con la webcam? No, non lo potete fare perché c'è bisogno che ci sia il Consiglio Comunale che autorizzi a fare questa cosa, perché non diventi, io personalmente, e lo dico pubblicamente, sono d'accordo che si faccia questa cosa, però ci stanno altri 30 consiglieri che devono decidere di essere d'accordo. Per me sarebbe non solo utile, perché così si capisce chi dice e che cosa dice e come si comporta. Quindi è un modo pubblico per poter rispondere delle proprie azioni. Dal mio punto se terremo un consiglio comunale con la telecamera? Credo che non si possano riprendere. Se non c'è un'autorizzazione del consiglio. No, io non la caccio. No, no, l'autorizzazione. Per me lei può riprendere tutto quello che vuole. Il problema è che c'è una legge, c'è il consiglio comunale, dove io lo proporrò, ma avete fatto una richiesta, l'ho già mandata al consiglio comunale. Dice, no, noi abbiamo un... se vuoi sì, commentare un attimo, su questo siamo abbastanza ferrati. Il testo unico sugli enti locali dice che se le fonti locali non esprimono diciamo, niente di specifico in materia, si va oltre l'autorizzazione. C'è un regolamento di consiglio comunale che credo che non preveda questa cosa. Quindi bisogna modificare. Se non lo prevede vuol dire che non è vietato. Guarda, Mariano, l'ho mandato, avete fatto una richiesta. Tra i vari difetti che ho, di leggermi le carte, ho pure una memoria. Allora, avete fatto una richiesta, l'ho girata al Presidente del Consiglio Comunale, Segretario Generale, dicendogli, Uber, che io sono assolutamente d'accordo. Sì, sì, no, io ne facevo una questione di fonti normative. Cioè, non c'è un potere del Consiglio di dire sì o no? No, penso di sì, perché il regolamento del Consiglio Comunale, il regolamento del Consiglio Comunale lo fa il Consiglio Comunale. Allora. Del funzionamento del Consiglio Comunale. Allora, noi stiamo parlando di regolamento. Vabbè, comunque penso che non è una cosa che possiamo risolvere, affronteremo, andiamo a verificare. Cioè, questo era giusto per dire che noi saremmo intenzionati, una delle nostre prossime iniziative sarà quella di sollecitare. Vi preannuncio che ci sarà il mio voto favorevole perché si faccia le riprese. Anche perché c'è un vantaggio, che quando vengono ripresi i consiglieri evitano di dire troppe sciocchezze. Allora, dovevo... questo ovviamente riguarda anche il sindaco, ecco. Sapendo di essere ripreso sarò meno intemperato. Lo sindaco, evitano pure di fumare dove è vietato. E là non dipende dalle riprese, signor Napolitano, ma dipende dal vizio. Però quando lei ha fatto un richiamo al Consiglio Comunale, io immediatamente ho detto finite di fumare perché sennò io l'ho scritto, faccio la contravvenzione. Allora, volevo prima di rispondere su questo atto, i dati che abbiamo raccolto in queste tre settimane di questionario, giusto per commentarle, si leggono in questo modo qua. Allora, il primo raggruppamento è il valore che danno alla proposta di creare un assessorato per i beni comuni. La colonna verde è quella che dà, secondo il cittadino, maggiore importanza. Sergio è stato poco attento perché questa qua non me l'ha mandata. Vabbè, c'è sul sito del... sta all'interno del questionario. Però la seconda... Allora, ci sta. La prima domanda chiedeva se
per dei cittadini era interessante avere un assessorato che riguardasse i beni comuni. La colonna verde, leggo così, la colonna verde è quella su cui hanno spesso il valore più importante. Il 30% dice sì. La colonna su, quella in fondo, dall'altra parte, cittadini che non si esprimono. Quella blu un po' più scura è quella che invece è all'opposto, la meno importante. Questa viola qua. E oscilla intorno al 12%. Sì. Quello che interessa qua è altre due proposte. Una riguardava quella della gestione dei beni comuni attraverso le logiche del mercato, nel caso specifico dell'acqua, dove si evidenza che più del 43% dei cittadini la ritengono una cosa non interessante. La gestione idrica, la gestione del sistema idrico attraverso un sistema basato sulla logica del profitto. Mentre ritengono importantissimo invece effettuare educazione, sì, perché la domanda era istituire processi di formazione permanente per la salvaguardia dei beni comuni. I cittadini ritengono una cosa fondamentale. La quarta domanda era relativa alla gestione del servizio idrico invece con aziende pubbliche che salvaguardano il bene comune, e anche qua è abbastanza chiara la risposta dei cittadini. E questa invece è ancora più interessante, la volontà da parte dei cittadini di partecipare e esprimendosi direttamente attraverso una consultazione popolare su questo problema. Ma posso dire che non mi meravigliano questi dati. Non sono proprio cittadini, anche chi ha elaborato, bravi, pure chi ha elaborato, ma non mi sorprendono perché i portici hanno avuto sempre una percentuale di partecipazione alle consultazioni elettorali molto alta. Quindi questo denota una tendenza del cittadino a partecipare, a scegliere, il che insomma è simmetrico rispetto all'elaborazione di questo lavoro che è stata fatta. Ne approfitto per rispondere pure sulla questione dell'acqua. L'acqua fondamentalmente si deve inquadrare in un fatto dell'acqua pubblica, è un tema che si sta discutendo in tutta Italia, e tra l'altro bisognerebbe riformare la legge Galli, perché in questo momento noi parliamo più che è solo di acqua, parliamo di servizio idrico integrato, perché con la legge Galli, legge che insomma non è fortemente condivisibile perché ha creato molti pasticci. Parliamo di servizio idrico, che significa che non parliamo solamente di gestione dell'acqua, quindi dell'erogazione dell'acqua che sgorga dai nostri rubinetti, ma parliamo anche della gestione delle acque nere, quindi fogne e fogne acque bianche, quindi nel servizio idrico è compreso tutto. C'è un problema, c'è una dialettica abbastanza ampia anche dal punto di vista parlamentare, perché questi sono quei cosiddetti servizi pubblici locali che non riguardano solo l'acqua ma riguardano solo il gas, perché il problema non è tanto il fatto del consumatore che già ha un suo rapporto difficoltoso con le aziende idriche, ma tutto il problema riguarda la concessione delle tubature attraverso le quali passa l'acqua per poi arrivare ai rubinetti. Non è che la portano col secchio casa per casa, cioè c'è una conduttura. Chiaramente tutto questo, vi voglio dire che io per esempio ho denunciato la Cori alla Procura della Repubblica per il problema del fluoro, perché l'arsenico è una sciocchezza, quindi non allarmiamo il medico. Il fluoro c'era un problema di fluoro che riguardava, c'era una deroga della Regione Campania, di molte altre regioni, che stabiliva 2,5 microgrammi per litro il parametro entro il quale si potesse stare, invece la normativa europea parlava di 1,5 microgrammi al litro, e siccome a Portici, ma non solo a Portici, dappertutto ci sono stati degli sforamenti, e io credo che si potesse intervenire con delle cose strutturali, io le ho denunciate alla Procura della Repubblica a giugno del 2010, anche per altri problemi connessi alle competenze in carico al rapporto del sistema fognario. Perché credo che sia un diritto del cittadino avere un servizio idrico integrato, che l'acqua ovviamente c'è una tariffazione, però a fronte di questa tariffazione bisognerebbe gestire le fogne. In maniera molto tranquilla, molto semplice, questo fatto delle aziende pubbliche, di fatto questi consorzi sono aziende pubbliche, perché? Perché l'assemblea dei sindaci che determina le tariffe. Quindi, molte volte non funziona,
molte volte, lo dico io, non funziona, tanto è vero che abbiamo avuto dei problemi e quindi da questo punto di vista dobbiamo capire l'evoluzione legislativa qual è. Non so se siete informati, c'è un provvedimento in itinere al Parlamento che riguarda proprio i servizi pubblici locali, e i servizi pubblici locali sono l'acqua, l'energia, quindi gas, perché un altro problema serio è il gas, nessuno ne parla. Su questo le possiamo far fare due domande, c'erano delle domande, sì, andiamo più nel dettaglio. Chiaramente tenendo conto che ho delle competenze limitate alla città, non è che posso decidere per il legislatore, magari. Allora, rispetto proprio all'acqua, che abbiamo visto è un bene comune e un diritto umano universale, è possibile recepire la volontà dei cittadini nello statuto comunale dichiarando il servizio idrico un servizio privo di rilevanza economica, garantendo la disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile in quanto diritti inalienabili ed inviolabili della persona? Seconda domanda. È possibile che il Comune di Portici adotti un provvedimento di moratoria nei confronti di ogni decisione che acceleri la privatizzazione dei servizi idrici in attesa del pronunciamento degli elettori sul referendum promosso dal Forum dei Movimenti per l'Acqua? Terza domanda, che poi si collega in realtà probabilmente a quello che lei, signor Sindaco, già ha fatto. Il regime delle deroghe era stato deciso per permettere alle compagnie che gestiscono l'acqua un piano di rientro nei valori consentiti dalla legge, ma questo non è avvenuto anche a Portici. Come intende operare il Comune affinché la DORI rientri nei limiti stabiliti dalla Commissione Europea? Si chiede anche un intervento affinché vengano pubblicati sul sito internet della DORI i parametri di fluoruro di ogni singolo giorno. Attualmente questo non avviene. Quindi le domande ne sono diverse. Rispondo, parto da una prima perché devo dire che è inesatta, perché praticamente non solo non c'è stato, cioè in effetti la parametrazione della norma è stata rispettata e solo 7 volte è andato oltre, diciamo, il livello di 1,5 microgrammi, solo 7 volte. Quindi la norma diceva che doveva stare il fluoro entro 2,5 microgrammi. Molto tempo fa, non di recente, c'è stato uno scollamento e per questo io l'ho denunciato, perché c'era un problema strutturale da parte. Quindi non credo che possa fare una moratoria in attesa che il legislatore cambi la norma, perché andrei contro la legge, perché gli enti d'arbitro sono costituiti per legge, quindi, e tra l'altro sono obbligatori, non è che uno può scegliere di starci o può scegliere di non starci. Per quanto riguarda la prima domanda, lo statuto, io credo che c'è stato già un tentativo da parte di alcune associazioni di far inserire nello statuto comunale questa, insomma, alcune, adesso non ricordo bene le edizioni quali erano, ma credo che fossero similari. Purtroppo questo tentativo andò male perché il Consiglio Comunale lo bocciò. Credo che si possa riproporre, perché probabilmente le condizioni sono più mature per poter fare una cosa che non sia specifico. Cosa pensi? Io penso che non ci sarebbe nessuna difficoltà. Se non si fa una cosa, diciamo, intrisa di integralismo di tipo islamico, e si fa una cosa equilibrata che tende a rimarcare quello che più o meno è stato detto e è stato detto, io credo che si possa fare una discussione in Consiglio Comunale e si possa fare una proposta per integrare nello statuto questi. Ma lei personalmente, anche in riferimento a quello che avverrà tra qualche mese rispetto al referendum che ci dovremo affrontare, forse avrete sull'acqua? Allora, già il linguaggio non è poco convincente. Il referendum dice dovremo forse ad affrontare, no, cioè, ci sarà prima o poi, immagino ci dovremo trovarci, dovremo di quando ci sarà il referendum vedremo un attimo i quesiti quali sono, faremo una bella, voi siete un partito, io faccio parte di un partito, hai detto che siete un partito, siamo un movimento, movimento, però dice un movimento che fa politica, sì, siete un movimento che fa politica, io sono un amministratore che è iscritto a un partito,
sarà il quesito referendario, faremo una bella riunione dove ognuno di noi dirà liberamente che cosa pensa di fare e come avrà votato. Ma il Consiglio Comunale vede questa richiesta di modificare lo statuto comunale, lei ritiene che si possa... Si è detto un minuto. Sì, no, sì, non marcare... non sì. Si possa ripresentare e si può mettere in discussione. C'è un'altra domanda. Prego, prego, prego. Ovviamente io dico che si può, poi bisogna trovare 16 persone che votano a favore di questo problema. Volevo chiedere una cosa che non mi è chiara, quindi spero che le analisi cui lei fa riferimento sono fatte da chi? Analisi dell'acqua. Le analisi cui facciamo riferimento qui, da chi sono fatte? Analisi dell'acqua. Le analisi dell'acqua, sì. Sì, le analisi fondamentalmente vengono fatte dalla COVID, una società dell'ente d'ambito. L'ente d'ambito vuole fare l'altra domanda? No, vuole sentire la mia risposta? No, no. Prego. No, allora, stavo dicendo, le analisi sui valori dell'acqua, sui cloruro, vanadio, perché c'è la presenza anche di vanadio, io sono tecnico, non faccio il chimico, ho dovuto imparare leggendo. Loro a me me le mandano quotidianamente, insomma, tutti i valori, proprio perché voglio un monitoraggio attento sul, ovviamente lo fanno dai punti di prelievo pubblico. La GORI è di proprietà dell'ente d'ambito Sarnese Vesuviano, l'ente d'ambito Sarnese Vesuviano è di proprietà dei comuni, i comuni del bacino Sarnese e Vesuviano sono i proprietari dell'ente d'ambito. La GORI. La GORI ha un laboratorio, poi sottopone i prelievi che vengono fatti dai campioni dell'acqua all'ASL Napoli 1 Centro, nella fattispecie il Dipartimento di Prevenzione, che ed insieme all'ARPAC, che è l'Agenzia Regionale della Protezione Ambientale, l'ex LIP, Laboratorio Igiene e Profilassi, fanno le verifiche rispetto ai controlli, e dai campioni che vengono analizzati è venuto fuori che solo 7 volte ci si è andato nel parametro da 1,5. Questo l'ho capito, ma questo lo dico perché non so, perché io bevo l'acqua dei rubinetti, giustamente mi sono preoccupato e mi preoccupa il fatto che sia la stessa GORI che mi dà l'acqua e si fa le analisi e dice che sono buono. Mi preoccupa che non ci sia un contraddittorio, perché se ho capito bene da quello che mi ha detto le fa anche l'ARPAC. Le fa l'ARPAC, con che frequenza le fa l'ARPAC? L'ARPAC, loro di volta in volta praticamente loro fanno un monitoraggio attraverso i laboratori, una volta al mese, una volta all'anno, a campioni. Le posso dire una cosa? Sono impreparato, mi riservo di dare. E allora, siccome tutti e due beviamo l'acqua del rubinetto, anche i figli, chieda, perché a me sembra strano che il controllore sia anche controllato. Come sai, c'è un'altra su questa questione dell'acqua. Fare un attimo di chiarezza, lei è contrario quindi anche alla gestione dell'acqua da parte di un SPA municipalizzata oppure no? Veramente non ho proprio parlato, come fare chiarezza? Vorrei fare chiarezza per capire che cosa intende lei per acqua pubblica. Deve perché fare la domanda. Sì, ah, è una domanda, non era. Oppure no, avevo fatto, c'era un punto interrogativo dopo, se lei non ha capito. Quindi volevo chiedere se lei è contrario oppure no alla gestione dell'acqua da parte di una società SPA municipalizzata, cioè a maggioranza appunto di comune. Sì. Le dico, io sono assolutamente contrario, perché ritengo che sia una cosa del genere sulle fragili diciamo, spalle di un comune dopo 6 mesi va in deficit. E quindi si dovrebbe dare a privati? C'è una, attualmente, purtroppo l'Italia è un paese dove fondamentalmente c'è un legislatore che fa la legge, ci sono gli enti d'ambiti stabiliti dalla legge Galli, dove i comuni si consorziano e stanno insieme praticamente per la gestione a seconda degli ambiti territoriali. Ha una società SPA, quindi lei immagina una società mista SPA, e lo sa che entro il 2011 la società SPA, un attimo. Lo sa che entro il 2011 una società SPA deve cedere il 40% delle sue azioni a privati, e quindi entreranno i privati prima o poi nella gestione dell'acqua se facciamo una municipalizzata, e quindi si deve fare un altro tipo di società per la gestione dell'acqua? Forse non sono stato efficace nella spiegazione.
l'ho detto prima, ho detto che in itinere in Parlamento una diciamo, iniziativa legislativa che sta riformando i servizi pubblici locali. Tra questi servizi pubblici locali, credo ci sia l'articolo 10 o l'articolo 11, che parla proprio della esigenza da parte del legislatore, io non la condivido perché sono più per il sistema pubblico da questo punto di vista, tant'è vero che a Portici teniamo una delle poche società in Campania che è rimasta, che fa l'igiene urbana, che è interamente pubblica. Portici, il servizio di igiene urbana, cioè di raccolta e spazzamento dei rifiuti, lo fa una SPA il cui capitale sociale è detenuto al 99% al comune di Portici, 0,5 comuni di massa e 0,5 comuni senza evasione. Aspetti un attimo, sono io che non mi sono spiegato bene, però lei non conosce bene la norma, pure perché non è uscita a poco, insomma, è in litigio. Nel senso è una bozza, non si dice. Quindi non è un'offesa. No, assolutamente. Si sta tentando da parte del Parlamento di fare una norma che va nella direzione che lei diceva, cioè che le società pubbliche, per evitare di comprimere la concorrenza su un mercato, secondo il legislatore, non è la mia idea, sto rappresentando quello che sta scritto, diciamo, il presentatore del disegno di legge, devono cedere entro un certo periodo, non possono avere una partecipazione pubblica superiore al 40%. Non è che devono cedere, non possono cedere. Per esempio, se fosse questa la norma che poi diventa legge, che cosa significherà? Che per esempio nel caso del comune di Portici, la Leucoperta, che è una società pubblica, i comuni non potranno avere più del 40%. Per questo non deve essere una società SPA, signorina, lei non sa la differenza, la SPA è un'altra cosa, la SPA è una società per azioni, poi la proprietà delle azioni determina se il capitale è pubblico o non è pubblico. Non mi faccia fare tutte le ricerche, io professore di ragione lì, qua di tutto non potevo fare. Queste sono due cose diverse. La forma societaria è una cosa. Chi detiene poi le azioni, se sia un soggetto pubblico sia un soggetto privato, determina se il capitale è pubblico o il capitale privato. Ma non aspetti, la SPA è una società per azioni. La municipalizzata è un'altra cosa. È un'altra cosa. Quindi sono due cose diverse. La municipalizzata. La differenza sta nel fatto che la SPA si approva il bilancio attraverso il CDA e l'assemblea dei soci, la municipalizzata fa il bilancio consolidato con il municipio che la controlla. Posso? Andiamo avanti. Prego, venga. Però questo purtroppo non è che, questo non lo decido io, lo decide il codice. Sì. Codice societario. Non l'ho fatto io. Allora, volevo dire una cosa, se vi ascoltate. Dunque, dato ci siamo paralizzati sull'acqua. Infatti, poi la chiudiamo subito. Se mi fa parlare, la chiudiamo subito. Non posso parlare? Ah, no, anche perché ho anche altre cose da dire. Anche io. Allora, la questione che entra del capitale privato significa che non è che viene il comune di, entrano dei privati che hanno dei soldi, che li vogliono investire, vogliono una remunerazione da questo investimento. Per cui il privato, caro sindaco, ridatemi la luce per piacere. Ho capito. Per cui questo significa che quando entreranno i privati, perché la legge vuole che entrerà il privato sindaco va là per investire, mette 1.000 lire perché il giorno dopo ne vuole 1.500 per fare profitto. Perdonatemi, investire, cioè investimento che cos'è? Investire di fare profitto. Ho capito, io stavo soltanto aggiungendo delle cose. Sei d'accordo con me? Io stavo aggiungendo delle cose che lei. Io sono contrario a questa legge. Perché il privato va 2 anni soldi. Speriamo che non diventi legge. Che non diventi legge. Quindi è chiaro per tutti che se il privato lo fa è perché vuole i soldi indietro. È come quando voi andate in banca a mettere i soldi sul libretto e poi ne volete di più. Ok? Andiamo avanti. È chiaro, sono d'accordo con voi. Quindi sulla questione dell'acqua effettivamente c'è veramente tanto da dire e c'è nuovamente il comitato acqua pubblica Portici che vuole aggiungere qualche altra cosa. Purtroppo sulla questione acqua è veramente molto sentita, quindi scusate se casomai stiamo rubando del tempo magari ad altre questioni che fanno parte dei 5 argomenti per il quale siamo venuti. Allora passo la parola all'amico Enzo.
Dunque, noi attraverso la forma dell'elenco abbiamo cercato di rendere un po', come dire, mettere in comune tutte le motivazioni per cui l'acqua deve restare pubblica. Di fatto la legge Ronchi, signor Sindaco, va già andata in una certa direzione. Quindi... No, il codice dell'ambiente, la legge 152, che in parte, sì, è stato il primo passaggio, il primo proprio in assoluto è stato la legge Ronchi. Poi ci siamo imbattuti nel decreto dell'ambiente, la legge 152. Certo, questo lo sappiamo tutti che si chiamano comunque, si immagini, insomma. Il problema è un altro, che la legge già c'è. Quello che noi abbiamo chiesto, diciamo, nelle domande che sono state fatte, è se all'interno del Consiglio Comunale può trovare posto l'inserimento nello statuto, diciamo, una norma che possa in qualche modo nel nostro comune dichiarare che il servizio idrico integrato, non l'acqua, il servizio idrico integrato sia un servizio di interesse generale. Perché questa è la dicitura che oggi ci metterete un po' a riparo da quello che prevede questa legge. Dichiarare che questo è un servizio di interesse generale lo sottrae di fatto alle regole della concorrenza, perché l'Unione Europea oggi, nel momento in cui il Comune di Portici, come altri comuni con cui il Comune di Portici dovrebbe consorziare, dichiara il servizio di interesse generale, l'Unione Europea non ci obbliga a sottostare alle regole del mercato e della concorrenza. Quindi questo è, diciamo, quello che chiediamo. Ripresentiamo la proposta, che noi chiaramente teniamo. Io posso rispondere per me e per una parte, diciamo, rifaremo la discussione e cerchiamo di trovare una formula che sia tale da metterla nello studio. Questo è come cittadini, quello che ci sentiamo di proporre e sentiamo fortemente questo tema. Grazie. Allora, se non ci sono altre domande, passiamo all'argomento successivo. Io mi devo scusare, però io a un certo orario me ne devo necessariamente andare, quindi non vorrei, siccome mi fa piacere molto questo incontro e sono pronto a farne pure un altro, anche in una forma più diretta e più disinvolta se necessario. Non vorrei comprimere per la moglie di solo, presumo che praticamente molte volte le domande le fanno a me, perché poi dopo un certo orario me ne vado, poi si continua, non lo so. Chiedevo, qual è il tempo? Come... Sì, il secondo argomento riguarda la mobilità, i trasporti e i parcheggi, che pure è un argomento molto... E allora sempre... siete d'accordo che facciamo questo? Io sì, vado, perché non riesco, perché presumo che almeno ci mettiamo un quarto d'ora di più. Meno che non c'è il dono della brevità. Allora, c'era la presentazione del comitato Strisce Blu che voleva presentare questo argomento. Il comitato Strisce Blu, però soltanto un giusto punto, no? A proposito di Strisce Blu, ci abbiamo proprio un minuto. Ci abbiamo il maestro Rino che verrà qua a lietarci con una poesia, proprio sulle strisce blu. Prego, no, per maestro, sono cittadino, ma la poesia è la stessa. Prego, maestro. Ecco qua. Se non mi hai credito, non la diciamo. Io sono qua perché sono stato invitato. Questa poesia è dedicata al comitato Strisce Blu Italia. Strisce Blu Italia. E Strisce Blu. E Strisce Blu. Quando a Portici da Napoli veniva, a me pareva il sangue leggiatura. Contro a me, io ho troppo bella vista, mi posta che pareva una pittura. Capito? E caria fine respirato, poi tempo pare tutto cosa, accise. Addio, ti ho ricordo a me passato,
attorno a me è solo lo stravisse. Non si può uscire, le strade sono scassate, non ti puoi accattare manco il giornale, si inciampa con ogni tuo per storto, ti trovi certamente in ospedale. E qua pittura blu colore cielo, sono andato pure in strisce per la città, non vuoi pigliare più la macchina che è pronta, qualcuno ti fa molto e li avalò. Intanto tutto il popolo ci soffre, perché io vero non se ne può più. Sentite a me, volete lo consigliere, lo ha da mese che si strisce. Allora, diamo la parola al rappresentante del comitato Strisce Blu di Portici, che introdurrà l'argomento in genere sulla mobilità, sui trasporti, sui partiti. Prego. Buonasera, io sono Raffaele Giordani, appartengo questo è un boicottaggio, questo è un boicottaggio. Sono parte mia. Sono certo, ne sono certo. Ma là... Se ci la dovessi dire, c'è un boicottaggio. Lo dicevo anche a lei, stavo comunicando che... Esatto. Allora, sono un cittadino di Porci, sono nato in questa città. Sono anche laureato, una piccola agenzia di pubblicità che dato che la crisi economica non va bene, si lavora pochissimo e mi trovo a dover combattere necessariamente contro delle cose che non fanno, non mi rendono felice e rendono infelice anche molti cittadini. Tra parentesi, mi pare che dal questionario sia emerso che il problema Strisce Blu sia il più grave, il più sentito dalla popolazione. Io sono qui anche in rappresentanza del comitato Strisce Blu di Portici, il quale mi ha delegato a leggere un suo comunicato, una sua nota, che adesso vi rileggerò. Allora, il sottoscritto Leonardo Di Maggio, per dovere alla carica di presidente pro tempore, il signor Giuseppe Oliva, vicepresidente, il signor Salvatore Incarnato, socio fondatore del Comitato Strisce Blu Nazionale, con sede legale a Napoli, via Cinzia 31, dopo essere stati invitati dal Movimento 5 Stelle all'incontro di oggi, comunica quanto segue. La nostra presenza al suddetto incontro purtroppo non può essere rispettata, perché dopo aver chiesto il 18 maggio 2010 i documenti riferiti alle strisce blu del comune di Portici e dopo aver interpellato anche il difensore civico, cioè l'avvocato De Spuces, a tutt'oggi non abbiamo ricevuto i seguenti documenti, e cioè il comune di Strisce Blu ha fatto delle richieste in base alla legge sull'accesso agli atti. Dopo sei mesi non ha ricevuto la documentazione attestante la destinazione e le modalità di utilizzo dei proventi passati e futuri della sosta a pagamento, la richiesta del piano generale del traffico urbano ultimo in corso, gli stradali cittadini con la classificazione e la tipologia, numero e data dell'autorizzazione prefettizia per la rimozione e custodia giudiziaria della società incaricata. Questo è ancora il comunicato. Pertanto, nella difesa dei vostri diritti e per il negato dialogo con l'amministrazione, il 2 novembre 2010 abbiamo inoltrato una denuncia alla Procura della Repubblica ed una richiesta di intervento alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. E dopo appena 13 giorni la Commissione ha scritto all'amministrazione di Portici che entro il 15 deve fornire dettagliati chiarimenti in merito al mancato rispetto del principio di trasparenza e di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione. E quindi non riteniamo opportuno, il Comitato Strisce Blu, presenziare a questa utile e costruttiva iniziativa, scusandoci con il Movimento 5 Stelle di cittadini partecipanti, che cordialmente salutiamo. In effetti la questione Strisce Blu è una questione che assilla, a quanto pare, proprio tutti i cittadini. Ma non solo, io ritengo che personalmente che la questione delle strisce blu sia una scelta politica infelice, signor Sindaco, ne parlammo anche per telefono nel mese di luglio, perché non dà la felicità ai cittadini, non mi dà la felicità di poter parcheggiare liberamente. E poi sarebbe stata una cosa semplicissima,
I residenti non pagano e invece le strade sono divise tra l'accesso ai residenti e quelli che pagano tutti. Quindi mi sembra una cosa molto, molto interessante. Per cui, come il Comitato Strisce Blu, anche io chiedo, dopo anni di grattini, che cosa ne è stato fatto dei proventi. La legge che istituisce le strisce blu prevede che vengano realizzati con questi soldi dei parcheggi, venga migliorata la viabilità, per cui insomma dovremmo trovarci i portici pieni di parcheggi, navette che vanno avanti e indietro, e a me sembra che non se ne vedono. È il codice della strada, l'articolo 7 del codice della strada con le varie. Vabbè, io ho detto questo sul ho letto questo sul codice della strada. Sì, che i soldi devono essere utilizzati per migliorare la viabilità, e ci sta scritto proprio a parole parcheggi. E per la miseria sì. Poi no, non ce l'ho a disposizione. Vabbè, ma non è un problema. Cioè, abbiamo il computer, la connessione a internet, andiamo un momento sul codice della strada e vediamo che dice. Vabbè, questo è un questionario sulla. Sì, vabbè, comunque ripeto, rimane che il Comitato Strisce Blu ha fatto delle richieste per conoscere una serie di cose importanti relative soprattutto ai proventi delle strisce blu. E quindi per il giorno 15 il Comune di Volo ci deve dare una risposta alla commissione di accesso agli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo è tutto per il momento. Allora, faccio una considerazione per questo argomento strisce blu parcheggi dello. L'argomento strisce blu parcheggi trasporti era uno degli argomenti presenti all'interno del questionario e devo dirvi da quello che abbiamo elaborato come dati è l'argomento un po' più al cuore, lo dico proprio come commenti che ho ricevuto dai cittadini per strada, ma anche quello che hanno scritto, perché molti cittadini hanno usato lo spazio di dito per commentare graficamente, cioè dettagliatamente, il problema. E quello delle strisce blu è quello, insomma, che sta a cuore tutti, lo vedono un po' come una vessazione. Allora, io le dico quello che abbiamo percepito dai cittadini. E le proposte, giusto per commentare qualche commento, le cinque domande. Abolizione dei parcheggi è ovviamente quella che ha riscosso il maggior interesse da parte dei. Cioè abolizione del pagamento della tariffa, no? Del sì, no, abolizione del pagamento della tariffa. Della sosta a pagamento. La domanda infatti è abolire la sosta a pagamento per le residenti senza distinzioni di lato di marciapiede. No, questa è sintetizzata. La seconda domanda era la realizzazione di un sistema di trasporti pubblici per le principali vie di portici con elevata frequenza. Invece la terza domanda, che ha riscosso poco successo, cioè poco interesse da parte dei cittadini, è integrare il sistema di trasporti pubblico cittadino a prezzo ridotto con le creazioni di isole regionali. Non la ritengo una soluzione da applicare. La quarta domanda invece era trovare soluzioni per creare parcheggi possibilmente gratuiti per i residenti. Su questo ovviamente i cittadini la vedono come una cosa da affrontare quanto prima. L'altra cosa in cui abbiamo proposto era quella di inserire invece il disco orario sui parcheggi, e qua invece c'è stato l'interesse. Sembra che possa essere. No, la proposta era il disco orario insieme, non in alternativa, insieme alle strisce blu, cioè individuare delle zone di parcheggio in località più commerciali, più di uso frequente, dove c'è una frequenza di utilizzo. E si paga ma non si costa più un certo tempo. Un tempo ridotto controllato attraverso. Poteva essere una soluzione, molti commercianti hanno indicato questo come possibile soluzione. Vabbè, io le sto dicendo, le sto riportando come. Poi è chiaro che il compito dell'amministrazione è anche quello di far di coniugare insieme le varie esigenze, sia dei commercianti che dei cittadini, chi vuole prendere la macchina, di chi invece vede la macchina come un problema. E poi ci sono queste domande del comitato che sta facendo questa battaglia
su Portici, per la sensibilità dei cittadini, ha chiesto dei documenti che sembra che il comune non sia in grado di dare. Se su questo il comitato non convenga, perché non siano venuti, quindi non ho capito, sono venuti o non sono venuti. No, il comitato non è... Se non viene non parla, se viene parla e si esprime. Normalmente funziona così la democrazia, però una forma un po' stupida, ma non è un problema. Andiamo avanti, perché io credo che il tema sia un tema molto sentito, perché è chiaro che una città che ha la più alta densità demografica d'Europa e la terza nel mondo, significa che è una città dove ci sono, diciamo, molte case e pochi spazi e poche strade. Quindi, siccome non l'abbiamo costruita, diciamo, gran parte delle persone che stanno qua dentro non l'hanno costruita, l'hanno trovata così com'è, e quindi non è che possiamo fare nuove strade proposte. Io inviterei, questo, siccome è un tema dove oggettivamente c'è una situazione, diciamo, strutturale della città che è quella che è difficile, è chiaro che si cerca di fare una valutazione cercando di trovare, diciamo, le soluzioni ottimali, sapendo bene che l'ottimo, diciamo, sarebbe quello del cittadino, trova il posto libero e non paga, e tutto questo purtroppo non è possibile. Noi dobbiamo cercare di fare, da questo punto di vista, io non ho difficoltà a fare, però se dal questionare un attimo, questionare come dici, bisogna dire l'interpretazione, il commerciante vorrebbe lo spazio davanti, no, io in genere sto dicendo, non abbiamo visto la professione, questo ne ha. Scusi, lei da casetta si è questionato. Io io sto leggendo qua il questionario. Allora, dal questionario. Non c'era la variabile la professione, mi scusi. Io purtroppo non l'ho avuto il questionario, lo sto leggendo qua. Per tempo non Puglia, non mi hai mandato il questionario. Ieri sera, ieri notte è stato terminato. Ma ieri notte, scusate, questo non è un fatto molto democratico, cioè la riunione si fa con me. Io devo avere gli strumenti per fare la riunione. Mi sto leggendo da qua, quindi. Discuto sul questionario, no, glielo abbiamo mandato. Ma questo l'ha gli esiti del questionario, no, sono questo qua che avevamo sono tutti i cittadini, nessuno me l'ha mandato. No, la mi stiamo vedendo lì per la vabbè, comunque non è un problema, allora li stiamo guardando. Allora, mo, analizzare un dato, chiaramente io da qua dal comune siamo, abbiamo avuto qualche difficoltà a vederlo, è un problema complesso, e io dico proprio in maniera assolutamente, come dire, di uno che si vuole confrontare, è un tema difficile, perché io dubito che riusciremo a trovare una soluzione che vada bene a tutti, cioè il commerciante, parto dal commerciante, vorrebbe gli stadi di sosta liberi per i suoi potenziali clienti, i quali devono andare là, devono trovare il posto auto, però prima di questo ha bisogno del posto auto per sé e possibilmente non deve pagare, e lo vuole pure in prossimità del negozio. Poi in prossimità del negozio vuole anche uno spazio dove ci sia il carico e scarico merci, e chi ha bisogno di farsi caricare e di scaricare la merce. Tutto questo, tutto questo, come dire, non è assolutamente compatibile con la stessa esigenza che c'è il residente, il quale vorrebbe parcheggiare gratuitamente più o meno in prossimità della propria. Ma come ha sempre fatto da quando è nato? Allora, io da quando sono nato non mi ricordo che ho avuto una certa facilità di parcheggiare in alcune zone di Portici. Ma è uguale, ma non pagavamo. Senta, signor Giordani, dottor Giordani, chiedo scusa, non volevo assolutamente revisionare la sua laurea. Non pagavamo, sindaco. Chiedo scusa, lei ha fatto il suo intervento e io l'ho ascoltata con grande attenzione e con grande silenzio. Se lei vuole avere la bontà di, siccome stiamo facendo un incontro molto civile, sì, e siccome tra poco io purtroppo devo fare questo intervento e mi vedete anche io, se lei mi vuole interrompere, io le do la parola, no, e lei riparla. Lei riparla. E non c'è problema. Perché sicuramente che volevo dire che non abbiamo mai. Ma allora se vuole che sia di divertimento, faccia stare zitto il dottor Giordano. È lui che parla, non io. Ma c'era questa virgola che non. Prego, mi dica. Non pagavamo. Allora, glielo dico. Allora, lei sta dicendo che prima non pagava. Non pagava. Il fatto che non si pagava. Prego, appunto. Questo è un problema che dobbiamo affrontare. Allora, questo è un problema che noi dobbiamo tranquillità. Esatto, lo dobbiamo affrontare con approfondimenti, con carte davanti che tra l'altro tempo, perché anche questa storia ci lascia qualcosa di questo. Ci lascia qualche carta. Guardi, questi sono, c'è una delibera della giunta comunale che istituisce, quindi stabilisce le soste, quanti sono gli stalli, quanti sono le cose, eccetera, eccetera.
Poi ci stanno praticamente i bilanci del comune. No, questo è chiaro, il problema no, scherzo su, lei già me l'ha chiesto una volta, purtroppo giustamente c'è un problema. Io faccio il sindaco da 7 anni, lei no. È chiaro che io conosco lo strumento del bilancio e lei no. Sarebbe anormale se non fosse il comune. Già gliel'ho spiegato quasi 30 minuti davanti a una chiesa. Ne abbiamo parlato ed è assolutamente normale. E io ho detto: i bilanci sono pubblici. Allora, da là ci sono i proventi, si fa un po' di confusione. Però, proprio perché dobbiamo evitare la confusione, io sono perché ci incontriamo tematicamente e svisceriamo in maniera approfondita tutto il tema, carte alla mano, compreso queste che il comitato, non so come si chiama, si chiama comitato Strisce Blu, lo sa, che non è riuscito a avere, non perché il comune non gliele voleva mandare, perché praticamente, oggettivamente, quando è stata fatta questa delibera del 2007, è stato fatto un aggiornamento del piano urbano del traffico. In questo aggiornamento, siccome chiedevano le planimetrie dalle varie cose, non si riuscivano a trovare le planimetrie, tenevamo la delibera del Consiglio Comunale, ma non si trovavano le planimetrie, perché purtroppo il funzionario dell'epoca, salute a tutti i presenti e a noi, era deceduto, e quindi non riusciamo a capire queste carte dove non le trovavamo allegate alla delibera. Poi nei giorni scorsi le abbiamo trovate, ovviamente sono delle piante planimetriche molto grandi, il comitato adesso potrà avere tutta la documentazione che vuole, ma io sono per fare un incontro tematico, approfondito, con il quale tutti i dubbi e tutte le proposte che ci sono le possiamo ascoltare, discutere, verificare, perché è un tema abbastanza ampio. Lasciatemi dire questo: ci sono dei parcheggi gratuiti a Portici, completamente gratuiti. Uno sta viaggiando tutto qua, certo, non è che possono stare dappertutto. Uno sta qua, si è cercato, dobbiamo fare una valutazione insieme degli atti. C'è la volontà di fare altri parcheggi, ovviamente a tariffa, anche di tipo comunale. Uno è in via di assegnazione su Piazzale dell'Alfieres, un altro si sta pensando di progettarlo davanti al tribunale, a Corso Garibaldi. C'è l'idea di farne uno pure a piazza, quella zona dove sta il Parco San Ciro e Villa Lauro Lancellotti. Ci sono pure già i finanziamenti di tipo europeo per poter fare questi parcheggi. C'è qualt'altra iniziativa che chiaramente è ancora in itinere, che riguarda la possibilità di fare un parcheggio nella zona di Leonardo da Vinci, parliamo di stalli di sosta. Io credo che sia un tema molto sentito ed è un tema che mi va di approfondire, perché se ci sono proposte utili e valide, partendo dal dato che quanto prima il comitato, ma non perché ci scrive la presidenza del consiglio, se poi ci dovesse scrivere la presidenza del Consiglio dei Ministri e per dirci che dobbiamo dare le carte, spesso la presidenza del Consiglio dei Ministri le carte le tiene molto segrete, tant'è vero che ha approvato un decreto del Consiglio dei Ministri che è stato per 10 giorni, perché non si capiva qual era questo decreto, era stata approvata solamente la copertina, il decreto non c'era, quindi siamo stati 10 giorni, non riuscivamo a capire i sindaci, le regioni, che stava scritto in quel decreto. Vabbè, allora prendiamo, lei ci dà la sua disponibilità. Io sono assolutamente questo, sono disponibile a confrontare, ovviamente non è che posso risolvere il problema, no, però sotto lei, casa mia, no, però lei se c'è un interesse generale discutiamo, se poi c'è un interesse specifico, no, lei conviene però che come metodo di lavoro su questo argomento conviene mettere intorno a un tavolo pubblico e complesso, è una vicenda che ha una sua complessità normativa, il dottor Giordani ha citato l'articolo 7 del codice della strada. Noi abbiamo una destinazione vincolata non per l'articolo 7 del codice della strada, ma per l'articolo 208 del codice della strada. Poi non lo so se nella riforma poi è diventato l'articolo 7, che non me lo sono vista, però abbiamo fatto una valutazione insieme. Possiamo mettere insieme i soggetti interessati, poi i cittadini, i commercianti, l'amministrazione, per valutare situazioni, ma anche proposte. Ripeto, c'erano alcune proposte su queste. C'è da parte mia, non la disponibilità, la volontà di confrontarsi, perché può darsi che arrivano delle proposte, che non si può mai sapere, ma insomma, tra di lui c'è qualche scienziato ci risolve un problema che non riusciamo a risolvere, perché non sentite. Posso fare una cosa? Devo rintervenire per un secondo. C'è il caso del parcheggio pubblico che tenevamo al mercato,
quella già era pubblica, metteva tariffe pubbliche. C'è ancora tariffe pubbliche? L'avete privatizzato. No, sta dicendo una sciocchezza. L'avete privatizzato la tariffa, l'avete privatizzato. Allora, ma non abbiamo cambiato le tariffe. Sono raddoppiate. Ci no, sono no, ma il privato si sì, ha fatto la no, allora, si c'ho la delibera. Allora, e lei se c'ha la delibera praticamente no? Privatizzato. Allora, guarda, voi usate termini, siccome è un incontro molto civile, io purtroppo me ne debba dare. E non vorrei che proprio in dirittura d'arrivo, diciamo, creiamo l'incidente diplomatico. Allora, io voglio approfondire questo tema, e lo approfondiremo, poi troviamo il modo come ci dobbiamo, ma pure a stretto giro, ci vediamo da qualche altra parte, ci possiamo dire al comune, tanto questa è una struttura comunale che avete avuto, diciamo, breve richiesta, senza pagare niente. No, senza pagare niente, nel senso, c'entra la partecipazione, noi paghiamo quando facciamo le manifestazioni. Non c'era il patrocinio. Noi non ci abbiamo il rimborso elettorale. Abbiamo rifiutato. Neanche io ho il rimborso elettorale. Aspetta, il sindaco diceva una cosa importantissima. Ma non mi manda a me. Siccome avete, quando avete pagato? 131 euro. Bene, allora 31 euro ve li do io come contributo. Quando me ne va? Grazie, vi lascio 31 euro. Dai miei stipendi. Sì. Allora il parcheggio, la delibera, vi spiego questo, poi purtroppo vi chiedo scusa, ma finisco, vi saluto e me ne vado. Continuamente mi stanno chiamando e mi stanno aspettando. L'unica cosa, pardon, siccome ci sta una rappresentante dei lavoratori. Guardi, io me ne devo andare. Allora, se lei vuole fare un talk show, caro Sergio, non è possibile. La signorina viene da me al comune, la ricevo, i lavoratori, non c'è problema, come dicevamo tutti quanti, cioè, non vorrei essere scortese. Se devo rispondere alla domanda, già ho risposto e ho detto che ci vediamo a stretto giro e facciamo questa cosa. Il signor Napolitano, che è un noto scrittore, perché ci scrive tutti i giorni, quindi sa bene, allora, ha letto una delibera in cui non è che abbiamo privatizzato, abbiamo dato in concessione il compendio immobiliare al mercato coperto. Tra l'altro gli abbiamo pure revocato la concessione. A una società che si chiama SICA. Questa società teneva, ha avuto in concessione 9 anni questo compendio immobiliare. E nel compendio immobiliare era previsto il mercato cosiddetto coperto, cioè quel del Casa Repubblica che sta là in mezzo, e sotto c'era un parcheggio. Il parcheggio è gestito a tariffe uguali a quelle delle strisce. No, secondo me tenete qualche problema, non riusciamo a comprendere le mie parole. Allora, sto dicendo, nella delibera c'è scritto che le tariffe sono esattamente quelle. Voi mi state dicendo che c'è un abuso, cioè che questo praticamente prende più di quello che sta scritto nella delibera. Allora fate un linguaggio più consono a quello, perché non è lei ha detto, signor Napolitano, che non era così che era privatizzata. Nella delibera, che ricordo bene, c'è scritto che la tariffa per il parcheggio del compendio immobiliare mercato coperto è uguale agli orari delle strisce blu, tranne che per la sosta di notte, dove il concessionario può praticare un prezzo, diciamo, secondo le regole dell'input tra la domanda e l'offerta del mercato. Tra le altre cose, in questo momento siamo in una fase in cui noi abbiamo revocato la concessione a questa società. Il TAR ci ha dato ragione. Nel contempo questa società aveva, diciamo, subaffittato con un subingresso a un altro signore che gestiva il garage. Il TAR ha dato ragione a noi per quanto riguarda la revoca della concessione e ha dato ragione a quelli del garage che può rimanere là. Quindi ha dato torto al comune su questo, c'è una vicenda giudiziaria, come dire, un po' sospetta da parte dei giudici del TAR, che nei prossimi giorni dovremo approfondire, chiaramente ricorreremo ancora, eccetera, eccetera. Però lei non sapeva questa doppia tariffazione. Ma questa non è una doppia tariffazione, questa è una truffa. Siccome c'è la polizia di Stato presente, io finisco di parlare e gli denuncio la truffa che il signor Malone mi sta dicendo. È un anno che il cittadino sta pagando. Se durante gli orari previsti dalla delibera, invece di prendere quello che sta scritto dalla tariffa, prende di più, sta facendo una truffa, perché la delibera dice un'altra cosa. Prendiamo altro. Va bene. Ispettore Manzo, sta qua. Facciamo un controllo, andiamo a vedere questo. Va bene. Allora, io vi ringrazio, mi dispiace che non abbiamo trattato tutti. Forse no.
è il modo per... Non ci siamo capiti. Noi la serata di il dibattito lo continuiamo perché ci sono ancora altri due argomenti da discutere. Ci piace rimanere dei padri. No, no, è chiaro. Esponiamo soltanto i risultati dei questionari e discutiamo con i cittadini presenti. Allora, ciao, grazie. Buona serata. Un ringraziamento sincero al sindaco per la sua partecipazione. Giordano, in attesa del passaggio alla